Piccione con l'elmetto. Una storia vera di Marco Farina. Un giorno come tanti, improvvisamente sento il suono assordante delle tre sveglie. Sì, ne ho tre, così le sento. Ho il sonno pesantissimo io. Mi rigiro per spegnerle e stomp! Cado giù dal letto. Ai ai ai, che botta! Meno male che mamma ha avuto l'idea geniale di mettere vicino al mio letto un morbido scendiletto. Vado a prepararmi, non voglio far tardi a scuola. Mi lavo la faccia, mi guardo allo specchio, i capelli sono arruffati al punto giusto. Ricorda che la prima colazione è il pasto più importante della giornata ed io non rinuncio mai al mio cappuccino d'orzo e al cornetto perché se non mangio a scuola comincio ad avere sonno. Esco di casa, ma per terra vedo dei vetri rotti, pericolosissimi, perché sono taglienti. Papà mi ha detto di non toccarli mai. Stai attento anche tu quando vedi dei vetri rotti, allontanati e chiama subito un adulto. Ma da dove provengono tutti questi vetri? Guardo in alto e vedo... Oh no! Una delle due finestre del sottotetto della mia casetta! Fracassata! Com'è accaduto? Non riesco proprio a capire. Intanto papà raccoglie con precauzione i vetri, utilizzando la scopa e la pattumiera. Vado a scuola! La mia casa ha due piani ed un tetto spiovente. Proprio al di sotto del cornicione, come due occhi vispi, vi sono due finestrelle affiancate che donano all'abitazione un'aria gioiosa, come quei disegni che facciamo noi bambini quando personifichiamo ogni cosa, ad esempio il sole che diventa una faccina sorridente. Proprio una di queste finestre è stata rotta. Quindi sembra che la mia casa ora sia diventata triste e stia piangendo. Non lo sopporto, povera casetta triste. Al ritorno dalla scuola, papà ed io saliamo la lunga scala a chiocciola che permette di raggiungere la porticina del sottotetto. Forse riusciremo a capire cosa è successo. Mi sento tanto un grande investigatore. Sboing! Ai 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 ai! Ho sbattuto la testa contro una trave piuttosto bassa. Che bernoccolo! Percorriamo l'impolveratissima soffitta, guardando il tetto dal di sotto delle tegole, tutte regolarmente disposte ad incastro sulle cantinelle, cioè dei piccoli travi di legno. Proprio dove il tetto è più basso, in prossimità delle due finestrelle, appollaiato nel suo nido, vediamo un panciuto piccione grigio e marrone, con una strana colorazione giallina sulla testa. Sembra quasi che... Sembra quasi che indossi un elmetto da muratore. Ci guarda muovendo curiosamente la testa e sembra anche piuttosto contrariato. E questi chi sono? Sembra pensare. Quanto sono brutti, come si permettono di entrare in casa mia? Mi guarda sempre più insistentemente con gli occhietti furbi e senza muoversi. Improvvisamente, credo per non essere catturato, prende il volo raso terra, passando a grandissima velocità sotto le travi ed evitando i molti ostacoli presenti, si dirige verso la seconda finestrella che è ancora sana. Crash! Ci vuole un attimo. Con una bella testata rompe il vetro, guadagnandosi la libertà ed una spaziosa abitazione a canone bloccato. Papà ha sostituito i vetri con del meno pericoloso plexiglass, sembra plastica dura trasparente, ed ha lasciato un foro dal quale il nostro simpaticissimo amico, che abbiamo chiamato Geppetto il piccione con l'elmetto, entra ed esce liberamente dalla soffitta. PS. Ora ha chiamato anche tutti i suoi amici e, insieme, di tanto in tanto, danno anche delle rumorose feste da ballo. Ciao ciao amici!